Salve a tutti ragazzi e bentornati sulla Gang del Tubo, qui è Enzo che vi parla e oggi vi porto il gioco di carte collezionabili dei Pokémon online. Molti posseggono le carte, pochi le hanno usate effettivamente. È possibile in maniera totalmente gratuita ora giocarci online, quindi io ho imparato. È circa un mesetto che gioco, porterò una serie di gameplay su questo gioco e mi piacerebbe farlo in particolare seguendo quelli che sono i vostri consigli, cioè le vostre richieste. In questo caso utilizzerò, essendo a mio avviso il mazzo più potente che sono riuscito a costruirmi, Acqua Power 1, e andiamo alla ricerca di avversari disponibili. Peraltro è molto probabile che se arriverò al punto di vincere la sfida o comunque arriverò vicino alla vittoria, sarà lui stesso ad abbandonare, come capita nel 98% dei casi. Cioè che c'è la resa da parte di chi sa di essere sconfitto. Spero che non sia questo il caso, quindi è molto probabile che porterò più di una partita per questo motivo. Ok, non ho manco guardato, ho scelto di non iniziare io. Questo vuol dire che attacco per primo se dispongo di un'energia, molto probabilmente. E questo è il caso con Froakie. Però utilizziamo Articuno così iniziamo a mettere tante energie sulla mano, perché questo trova ghiaccio, una mossa che mi fa cercare fino a 3 carte energia di tipo acqua ed aggiungerle alla mano. Le energie servono molto, quindi ho messo Shinx, è l'unico Pokémon di cui dispone. Poi usa una Level Ball probabilmente per cercare un altro Pokémon base, no, invece no, mi ha smentito. Ora ho utilizzato, vabbè, posto allenatore, non mi ricordo neanche che fa, probabilmente ha aggiunto qualcosa alla mano. Poi Comor, mi ha fatto pescare 3 carte, tra cui questo Thundurus X. Io utilizzavo subito un aiuto, cioè Tierno, Comor fa la stessa cosa, ed è uscito Regice, che è l'incubo degli X. Ora vedrete perché. Mettiamo l'energia ad Articuno e utilizziamo il Trovaghiaccio. Probabilmente a questo Articuno non metterò altre energie, perché 4 energie sono tante. Sono davvero tante per caricare un attacco e francamente non mi sembra il caso. Posso anche far evolvere Froakie, e questa, come vedrete, spero, è una cosa che mi tornerà molto molto utile. Abbiamo la Subball, con la quale ovviamente prendiamo subito Greninja dal deck, se possiamo. Possiamo farlo. Utilizziamo l'aiuto di Comor. 2 energie, un po' che fan club. Non ci va tanto bene stavolta. Un altro trovaghiaccio mi sembra eccessivo, però un altro, solo un altro, possiamo farlo, perché guarda, le energie finiscono a un certo punto, non è che se lui mi fa scartare la mano è finita. Ok, abbiamo questo Luxio, 80 PS, non tanto. Continua a mettere energia a Thundurus per togliermi 20 alla volta. Si accorgerà presto che questa cosa non va bene. Utilizziamo di nuovo Comor, tra Comor e Tierno ricordiamo che è la stessa cosa. Abbiamo pescato questa energia che è ottima, abbiamo pescato anche il Ninja Break. Penso che miglior pescata non potevo farla. Per quanto riguarda adesso, per esempio, posso subito usare questa abilità Acqualame, che mi permette, al costo di un'energia della mano, di danneggiare un avversario. Nella fattispecie ho deciso di danneggiare Luxio, perché così appena avrò in campo Regice non dovrò appunto usare 2 attacchi, ne basterà uno. Nella migliore delle ipotesi, poi potrebbe evolversi questo Luxio, oppure potrebbe essere curato. Io sto ragionando nel migliore dei casi, non andrebbe fatto. Altra energia. Toglie 30 e potrebbe paralizzarmi. Ma anche nel caso accadesse non mi preoccupo. Oh, anche Blastoise X, è un party questo. Energia però iniziamo a mettere a quest'Articuno qua. Quest'Articuno mi permette di pescare 2 premi nel caso in cui vince una battaglia, invece del solito unico premio. E poi usiamo di nuovo Trovaghiaccio. Finiranno le energie, lo so già. Ne sono rimaste altre 2 oltre a queste. Chi non risica, non risica, come direbbe il buon Paolo Bitta, quindi. Terza energia a Thundurus. Fulmindenti, che mi toglie 30 e potrebbe paralizzarmi, ma ripeto, la cosa non mi preoccupa. Io direi a questo punto di fare una cosa che non potevo fare benissimo prima. Paghiamo la ritirata, facciamo entrare Regis in gioco. Mettiamo un'altra energia su Articuno. Utilizziamo Acqualame.
e poi Crio Scudo, che è la mossa per l'appunto per cui questo mazzo e questo deck è particolarmente temuto. Il Crio Scudo crea una specie di barriera oltre la quale gli ex non passano, gli ex come questo Tandarus. Vediamo un poco se posso fare una mossa per vincere subito. 60, togli 110, potrei toglierlo. 20 PV in più, quindi in realtà non da 110 ma 130. Ma io direi che ho vinto. E ora vi faccio vedere perché. Ritirata e mettiamo Greninja Break. Assegniamo l'energia. Acqualame giganti, scartiamo. Via. Acqualame, scartiamo. Via. E poi Squarcianebbia. E abbiamo vinto senza che il nostro avversario uscisse dalla partita prima. Questa è una gran cosa. Vedete, la panchina non ce l'aveva, quindi abbiamo vinto. Vittoria per Enzo in circa 6 minuti. Io direi che un'altra partita ce la possiamo anche fare. Questi sono i premi. Beh, direi fantastico come partita. Vi avevo detto che è un mazzo abbastanza forte. Poi guardate quante carte avevo in mano. Tanta roba. Seconda e penso ultima partita, perché come vedete le partite durano. Avversario multitipo, anche in vantaggio. In realtà multitipi vuol dire che ha molte carte. Molte carte vuol dire che è uno che quantomeno ci ha passato il tempo, quindi sa giocare. Ok, si ferma a 3 per fortuna. Sono indeciso su... Mettiamo Froaky come agnello sacrificale, mettiamo Regia Ice e poi con questo Pokémon Fan Club tiriamo su un altro Froaky e magari un compagno di giochi di Regia Ice. Perché vedete ha molti Pokémon X, quindi in realtà ce la rischiamo. Io direi Regia Ice e Articuno. Blastoise lo risparmiamo per... Mi sono distratto, ci voleva un po'. Però, come vedete, si è subito spaventato avendo visto due Regi Ice e mi ha dato la vittoria, aveva solo X. Questo vuol dire che se io avessi schierato un solo Regi Ice non avrebbe avuto scampo. E andiamo. Fabio Sullivan. Decide lui, decide chi lancia la moneta, ma non si decide a lanciarla questa moneta. Dai Fabio Sullivan, non abbiamo tutta la giornata. Ok, inizia lui. Abbiamo subito Froakie e Frogadier, è ottima questa situazione. Abbiamo anche Blastoise X, che a mio avviso è buona mossa mettere in campo da subito. Poi utilizziamo il Pokéfan Club, così peschiamo Regice e magari Articuno. La pescata che non volevo fare prima la faccio adesso. In realtà se avessi avuto Acqualame avrei clamorosamente vinto al primo turno. Però è ovvio che non è possibile mettere subito Acqualame. Però non ho energia, questo è un male. Mettiamo Regice. Non conviene più utilizzare il Pokéfan Club, io direi di utilizzare Tierno. Vediamo cosa c'è, ci serve un'energia. Abbiamo questa energia qua. Meglio di niente, anzi meglio di niente. È una cosa buonissima, abbiamo vinto. Ma è troppo facile così. E ho capito, ma... Ho vinto al primo turno. Vabbè, si è dilungata la cosa. Tre partite che di fatto sono una e un quarto di partita. Io direi che per oggi è tutto. Qui da Enzo per la gang del tubo. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao!